Roberto. Oh, Atsu. Why are you sitting here alone? Where are the others? They're all relaxing over there. A parte la scena romantica adesso. Oh, I'm sorry. Did you want to be alone? No, not at all. I was just remembering some old friends. You grew up here, didn't you? Yes, I did. The research facility is like my home. Luis Froese was like the father I never had, because my real one died in the war. It must be difficult to have to attack your old home. It is. I promised myself that I would destroy Luis, but I feel confused. That's just being human. Of course you are. That's the Roberto I like. Don't say words like or love so easily. Save it for the most important man in your life. Most important? Soki. What are you... But he's just... E come ride. Sorry. You are too innocent. It's hard to resist kidding with you. What is it? You laughed. That's the first time I've heard it. Yeah. We should head back. You need your rest. You're right. I'll head back now. You should get some rest too. I will. Mis pensamientos nunca llegarán. Oh, finally! We have arrived in Shimabara! I feel a chill in the air. I feel it too. Something's wrong. The seal of the Genma is broken. And we stand in front of the place generating the dark essence, filling Japan with its evil. This is the source of Hideyoshi's power. If we could just destroy it, then... We might be able to destroy Hideyoshi as well. Taking down with it the Triumvirate's plans. Don't think too far forward. We still have powerful enemies ahead of us. But this will be a decisive battle. Then let's go! Ready? Always. Facciamo una bella petizione per dare un paio di pantaloncini a Jubei, poverina. Ci avrà freddo. Stage 15, un bel nome anche, questa missione. Sì, non so perché hanno messo uno scarafaggio nella testa di Minokichi, poverino. Whatever happens, we can't look back. We must continue on! Ok, penso che abbiamo finito quei filmati, se la signorina non vuole parlare quando parlo io, come al solito. E vi ricordo che questa per oggi è l'ultima missione. Dopo di questa, chiudiamo per oggi. Ciao Azrael. Buonasera. Allora. Ehi, salve. Questi cosini simpatici. Tra l'altro, così, giusto per fare rosicare chi conosce il gioco e conosce questi nemici, vi faccio presente che c'è un difetto di emulazione nei reami oscuri e questi nemici non ti attaccano mai nel reame oscuro. Lo rendono tutto quanto molto più divertente. Sono davvero fastidiosissimi quando attaccano. Ma per qualche motivo strano sono tutti quanti buggati e anziché attaccarti si vanno a schiantare tutti quanti nello stesso angolo della mappa e non fanno niente. È bellissimo. Ciao Randolph, non posso portare ste medicine, va bene. Questi nemici non hanno voglia di giocare con me. E compare un generale dal nulla. La prova del valore? Oh no, il cappanero. Distruggi il generale Genma in 3 minuti. Va bene, mi sembra fattibile. Io sto salvando, vero? Perfetto. Per le prove del valore, è sempre questa l'operazione standard da fare. Perché non mi ha fatto fare la magia? Facciamo quella di livello 3. Ops.
Ma non gli ha fatto neanche troppo male. Quei nemici non mi stanno attaccando di nuovo? Non è che sono buggati proprio per sempre? Oh no. Stai lontano da lì. No, non mi colpisci. E invece mi colpisci. Maledetto. Stai zitto. Vuoi vedere che mi toglie l'oro perché mi sono fatto prendere alla fine? Maledizione. Era così bello che avevo fatto tutte quante le prove del valore senza prendere danno finora. Ah, stavolta gli ho fatto molto più male. Scusa, volevo fargli il colpo finale però. No. Basta da quella di livello 2 stavolta. Andata. Guanti di Raffaele. Poverino, adesso lui è senza. Li abbiamo rubati noi. No, in questo gioco non ci sono ragni con le tette. Ed è un gran peccato. Quasi per questo motivo non è un vero gioco giapponese. Giusto quasi. Dice... Cos'è quel nemico? Non me lo ricordavo. Che bello avere potenziato la catena. Davvero bellissimo. Caspita, ce n'ha di vita. Ma fa come il diamante oppure... Sì, è esattamente la stessa cosa. Quindi se sono bravo posso fargli il critico come si deve. Però è molto molto difficile il tempismo. Facciamo così. Scusa, l'ho mancato. Vieni qui. No, ce l'ha con Tenkai. Ciao Luigi. Troppo presto. Bisogna farlo dopo che ha portato tutto quanto il braccio dietro, ma prima che attacchi effettivamente. Ok. Molto molto stretto. Anello dell'alfiere. Non mi ricordo cosa fa. Forse è utile. Questa missione, purtroppo, è molto molto simile alla prima che abbiamo fatto oggi. È praticamente la stessa area. Anello torre. E questi sono la versione potenziata delle statue corazzate. Questi fanno attacchi diversi e sono molto più resistenti. Io non devo combattere con Tenkai. Tenkai deve prendere esperienza e basta. Facciamo... E questo esplode. Soki, help. Vediamo di fare... No, 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 non questo. Mi spiace. Che in realtà lo posso fare il critico a questa cosa qui. Però non lo so fare, qual è il problema. Ma in realtà nei Riami Oscuri qualsiasi cosa è buono per i critici, perché ci sono sempre così tanti nemici addosso a te che uno a uno per fare il critico lo trovi. A volte anche andando a caso mi è capitato. No. Adesso ne fanno un terzo, devo stare attento. Magari ci crepo. Magari ci crepo. Vabbè. Ce la facciamo, promesso. Non è vero. Ma tanto sono immortale. Proverò a fare critico finché non muoio io, non muoiono loro. E vabbè, è andata così. Me ne frego. Aspettiamo che finisce questo. E andiamo. E qui siamo tornati esattamente nell'area della prima live, praticamente. È uguale, identica, o quasi. Notte di Mitsunari. Dobbiamo di nuovo attivare questo coso distruggendo i vari dispositivi che sono in giro. Mi sa che serve Roberto per fare roba, se ci sono le porte da aprire con lui, quindi prendiamocelo. Sicuro mi ricordo che c'è un cadavere da con cui parlare, grazie a Tenkai, quindi dovremo riprendercelo. Però adesso, una cosa alla volta. Oh, salve, questa è brutta, eh? Però... No, attacca anche quell'altro. Maledizione. Vediamo se lui mi aiuta. Più o meno. Scusa, il critico. Yeah, scusa. Dai. Oh, mentre il pugile continua a farsi gli affari suoi, noi lo uccidiamo così. Andiamo a fare fuori quello grosso. Ah, questo mi sa che i critici non se ne possono fare. Cioè, non facendoli partire da lui. Come elemento della catena sì, ma per farlo partire mi sa di no.
Vabbè, se non vuoi attaccare mi sta benissimo lo stesso. Intanto la salute della salute fa il suo lavoro. Siamo quasi tornati full HP. La torre di sorveglianza è molto bella. Questo era il succo del discorso. Ed eccoci qui di nuovo. Il fratello di Gino, così giusto per la cronaca, se n'è andato. Quindi non lo sentirete più tossire. È andato a fare altro nella sua vita. Lì c'è una porta da aprire con Roberto. Poi possiamo salire come al solito. Vediamo che c'è qui prima cosa. Aspetta e recupera. Qui possiamo buttarlo giù. Possiamo fare la stessa cosa anche con Oatsu per andare di là. Lì c'è una cosa rossa. Prima di andare là, vediamo che c'è qui. Sono d'accordo con Blauled. Oh no. Eh vabbè, cose. Famo così. Soki, mettiti lì. Assorbi. Con Roberto ce la vediamo. Vediamo se riesco a fargli il critico bello. Bravissimo. La terza e la quarta riga erano le più interessanti, è vero. Qui c'è da mettere un pezzo nel meccanismo, quindi dobbiamo tornare più tardi. Però l'importante è sapere che dobbiamo farlo. Prendiamoci la nostra amica con i vestiti belli. Per fortuna dei testi che non possiamo leggere, nessuno è importante, tranne quello dello scorso episodio lì, quello di Shimabara. Quello che siamo dovuti andare a caso per risolverlo. Non ho la chiave che serve per questa porta, ci serve Roberto. Va bene. Ah no, aspetta, mi sa che prima ci serve Tenkai. No, non è vero, non è vero, non ci serve Tenkai. Abbiamo visto che lì c'è la cosa rossa da aprire e non ce l'ho. No, qua. Chi mi dà Blauled vince tutto. È un antipasto ai gamberetti. In che senso vuoi avere Blauled? Io non te lo consiglio. Spada bam. C'ero, cretino. Non voglio andare sopra, neanche posso. Scusa? Non c'è il bottone? Vabbè. Vediamo che c'è qui. Nessun nemico. L'emblema rosso, ok. È la presa energetica. Quindi torneremo indietro lì. Mi sa che questa porta mi aiuta anche a farlo. Spuntano nemici dall'altra parte. Ah, non ci possiamo andare. Ci sono, ma non ci sono. Non ci posso interagire. Con Oatsu lo potrei fare, sicuro. Però non ce l'abbiamo. Sì, sì. Sono sempre le cose belle dei videogiochi. Roberto è un cazzo di gigante, non ha bisogno delle scale, però. Vabbè, non ci interessa. Qui sicuro ci vuole Tenkai. Infatti, perché ci sono entrato? Per assicurarmene, ecco perché. Mettiamo prima la roba lì dentro e poi ci prendiamo Tenkai. Immagino mi darà un'altra chiave il tizio. Forse qualcosa che mi serve poi andando sopra. Sì, sto livello è abbastanza un labirinto, è vero. Ho appena realizzato che mi irritano le sopracciglia di Tenkai in questa immagine. Sembrano le sopracciglia di Helio, sono giganti. Però va bene, nessun problema. Non è un problema mio. Intanto Soki viene massacrato dalla gente, non è un problema. Dammi la roba e non... Ok, emblema blu. Noi penseremo, spero, di metterci molto meno. Non ho così tanto tempo da perdere. No, devo farlo con Soki. Aiuto. Stai zitto. Cambi alleato. Voglio Roberto. Andiamo a vedere che c'è qui sopra. Troviamo questo emblema blu da utilizzare. Ma qui c'è una porta subito.
Direi di cominciare da qui. Una alla volta. Adesso Brawler fa le stragi. Questi sono simpaticissimi, devo dire. Si può fare il critico bello anche a loro. Bello, molto bello. Bravo Soki. Fantastico. Qui non c'è niente, saliamo. Paga il copyright per cosa? Semmai siete voi che dovete pagare il copyright a Blauled per tutte le volte che mi avete chiamato Gino. Ci vuole Oatsu qua. Spero che ci sia uno specchio nelle vicinanze, perché sennò devo scendere, cambiare personaggio, risalire ed è una rottura. Intanto, qui c'è un meccanismo da distruggere. Trasportare gli adesivi ai dispositivi, come no? Cosa hanno di male le mie sopracciglia? Non di Helios, di Helio, cretino. Allora, questo è... ok, sempre da inserire. Devo ricordarmi che sta qui. E qui c'è solo un oggetto. Ok, quindi dobbiamo tornare per forza con Oatsu qua. Lo faremo quando dovrò mettere la chiave energetica lì dentro, così non perdo troppo tempo adesso. Quindi la porta, appena si sale, è da fare con Oatsu e c'è la chiave da mettere. Vediamo le altre. Comunque è servito venire qui con Roberto, perché quella porta si apre per forza con lui. La terza invece è normale. Va bene. C'è nessuno? Ah, ecco uno specchio, quindi posso farla qui, Oatsu. Ottimo. C'è qualcuno qui dietro? Perché ha puntato un nemico? Ah, dietro il muro. Bello. Primo forziere bello, solo tre mosse. Solo tre mosse. Dovrebbe essere facile. Sì, lo era. Sì, oggi la chat è molto amoreggevole. Corno di Fudo. Cosa fa? Mi sa che mi abbassa una statistica e ne alza un'altra. Corno di Fudo. Eccolo qui. 50 di danno, ma non posso più parare. Nope. Grazie, mi serve per il critico la parata. E non solo. E poi 50 d'attacco non è che sono poi così tanti. Se tu non vuoi attaccare, faccio io. Qui c'è un altro forziere, mi sa che si prende con Oatsu. È quello da prendere con la cosa che abbiamo visto prima. Qui c'è altra roba. Solo un oggetto. Iper gioiello. E poi si scende qui. Forse si può usare anche quella chiave celeste che abbiamo ottenuto poco fa. Ciao soldatino. E infatti eccola qui. Sperando che... no, forse ci sarà un altro tizio da tencagliare. Infatti, per questo c'era lo specchio di vicino. Allora, visto che... sì, facciamo così. Prendiamoci Tenkai sopra. E poi quando... ah no, non posso uscire da qui con... no, non posso uscire da qui. Devo usare per forza Roberto per uscire, per aprire quella porta. Stavo pensando, mi prendo Oatsu e me ne vado a fare quell'altra cosa, ma non posso. Oatsu devo per forza prenderla da sotto, se non volete fraintendere questa frase. No, non con lui. Questo mi dà... ah, una chiave della sala energetica. Va bene, non so dov'è questo posto. Forse lo vedremo col prossimo ascensore. Mystery, cosa stai facendo? Cosa stai dicendo? Attento. Roberto? Guarda Blauled, fa sparire i messaggi. Ti banno. Andiamo a vedere che c'è di qua.
Voi voletevi bene nel frattempo. Su, tornate all'amore. Ah, lì con Jubei si deve andare. Quindi ci servono un po' tutti i personaggi a sto giro. Non c'è un forziere? No. Sono deluso. Quindi dobbiamo fare due volte il giro. Di nuovo da sopra. Una volta con Noatsu, poi dobbiamo riscendere, poi dobbiamo tornare. Che palle. Però aspetta, qui c'è la chiave energetica, ok. Quindi possiamo fare quella roba di Noatsu al primo robot. E forse qui si sbloccano delle porte chiuse dall'altro lato. Oh, salve. E questa invece è sbloccata adesso. Ma siamo dove? Qui abbiamo già preso qualcosa. Brawler, attento che ti metto io in silence adesso. Ovviamente l'ascensore è sopra, quindi non posso andare di qua. Logico. Dobbiamo rifare tutto il giro. Vorrei trovare un modo di aprire questa porta. Ma non so come. Forse con... Aspetta, sì. Dobbiamo usare la chiave che abbiamo appena ottenuto. Sì, infatti, Helios. Deve solo chiedere. Badabam. Mi sa che mi conviene di più andare con Jubei all'inizio. Perché con Noatsu mi farà solamente fare... Scusa? No. Sto agitando il pugno per aria. Non è vero. Dove? Dove devo controllare il retro? Te lo do io il retro. Mi sono incastrato qui sopra. Non mi ricordo di aver visto qualcosa che dovevo sistemare. Dovrebbe essere qui. Questo è il retro di quel bottone. Non è che ho tolto la chiave. Non ci credo. Cioè, se tolgo la presa energetica qui... Ah no, è quello che ho appena raccolto. Giusto. Quello che volevo fare quando prendevo Noatsu. Ottimo, adesso posso tornare giù. Va bene, va tutto bene. Lau, ringrazio che sto giocando, perché altrimenti questo era il momento perfetto per eliminare il messaggio. Così a caso, solo per controllare che ti voglio bene. Dobbiamo fare il giro tre volte. Che palle. Ma questa è la parte peggiore. Quando devi girare un sacco di volte sto ascensore. Puoi fare su e giù, giù e su 40 volte per cambiare personaggio. Beh, insomma, le copertine degli artiglieri sono abbastanza degli orrori, specialmente Terror Squad. Ma penso che sì. No, cioè, è stato fatto apposta. Non c'avevano i soldi per pagare una copertina vera, se la sono fatta loro e faceva schifo. Allora, cambi alleato. Jubei voglio prima. Perché penso che Jubei mi farà andare avanti. Ed era la terza porta. No, non questo. Poi devo di nuovo scendere, rimettermi Noatsu e fare roba. Che bello. Intanto lì il muro sta sbrilluccicando. L'hai presa quella spada? Sì, 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 sì. Ho fatto i reami oscuri con tutti i personaggi che avevo, quindi tutti tranne Tenkai. Sono arrivato a livello 50 di ogni reame oscuro, perché ero troppo debole durante la scorsa live, quindi mi sono potenziato così. Dovrei farlo anche con Tenkai, lo farò appena possibile. Ecco qui. E c'è un coso da distruggere. Tutte sono distrutte. Adesso posso andare al punto della roba. Va bene. Quattro mosse. Perché
Ah, una di quelle vertici deve essere portata dall'altro lato per forza. Altrimenti non si va avanti. Aiuto. Questo mi fa abbastanza paura. Forse è così? No, non ha senso. Questo è fatto, ma i due lì sotto no, però. Ok. Eh sì, esatto. Adesso sono a posto con le armi per un sacco di tempo. Ah, posso farlo direttamente con Soki. Mi sa che ce ne possiamo già andare in realtà. Quindi la cosa che voglio fare con Uatsu sarà solamente per un forziere in più. Quindi potrei anche non farlo, ma lo farò. Solo per farvi perdere tempo. È perché mi piace tantissimo questo ascensore. Spam. Sì. Aspetta, con Roberto l'ho aperta quella porta. Sì, aspetta un secondo. La chiave che ho ricevuto poco fa è quella per quella porta? Giusto per non dimenticarmi cose. Dovrebbe essere questa. Ok. Che c'è qui dentro? Forse è un modo più veloce di raggiungere lì sopra. Eh sì. Adesso si può salire. Non devo per forza prendere l'ascensore. Vabbè, non è che mi cambia tantissimo a questo punto. Goku Monji, esatto, quella è la spada più forte. Quella del livello 100. Non mi ricordo come era scritto, ma il nome era quello. Cambia Okatsu. E usiamo la strada nuova, tanto per... Lawled, però basta, poveraccio. Che ribellino. Va. Ecco. Giusto perché stavo attraversando una stanza. Però aspetta, se esco di qua non c'è l'ascensore. Quindi a che cazzo serve questa porta? Nulla. Serve a nulla. Se volevi venire con Jubei senza prendere l'ascensore, basta. Maledizione. No, più che il K è stato continuare a eliminare i messaggi di Mystery, senza motivo. Allora, per l'ultima volta, prendi questa cosa. Dobbiamo fare tutto il giro. Spero che ne valga la pena. Qualsiasi cosa ci sia in quel forziere. Intanto ti uccido perché mi stai antipatico. Ah, anch'io. È stato bello. Allora, apri. Quattro mosse anche questo. Questo sistema i rossi. Ovviamente era troppo facile farlo così. Ah no, invece l'ho fatto, ok. Per un attimo ho avuto paura. Sguardo della luna. Un altro bel fucile laser. No, solamente io posso creare i moderatori. E comunque non è che ti ha chiccato, ti ha eliminato i messaggi. Forse quello lo si può fare anche tra moderatori. Non ne sono sicuro però. Di sicuro io posso eliminare e chiccare chiunque. Ma è raro che lo faccia. Bisogna arrivare a meditarselo. Andiamo giù. Adesso ci tocca trovare il modo di uscire. Devo raggiungere quella porta. Quella lì.
Noi avendo girato così l'ascensore, come lo facciamo? Dobbiamo andare lì. Dalla missione prossima in poi cominciano a essere abbastanza complicati i forzieri. Beh, giustamente la prossima è la penultima, quindi ci serve Roberto? Sa di no. Ciao. Vuoi ballare il ballo del mattone? Ok, non ti fermerò. Ah no, perché qui uscendo... Ah no, è giusto, c'è l'ascensore, quindi possiamo andare. GG. Bravo, Gigino. Intanto guardiamo Atsuke sculetta. Facciamo così. C'era un ragno. Vabbè. La prossima volta, magari. Salutami la famiglia. Ok, questa parte è fatta. Adesso è tutto quanto rettilineo. Va tutto bene. La prova del valore? Ovviamente. C'è un gacha. E uno di quelli assorbi 3000 anime in 5 minuti. Noi salviamo, giusto per sicurezza. Assorbi 3000 anime significa che lo faccio con Soki. No. No. Certo, Trexie. Basta chiedere. No, davvero ci vuole così tanto a ucciderlo? Boom. Ok, meglio. Cos'è questo? Ah, pensavo peggio. Non mi attaccate, Soki. Soki mi serve vivo. Lui deve assorbire le anime. Penso 3 o 4. Ma visto che era senza motivo, gli ho fatto fare una brutta fine. Non attaccate Soki. Soki non si tocca. Ah, guarda questo, maledetto. Ora faccio il molesto, perché finora che cosa hai fatto? Bah. Vai Soki, vai. Assorbi tutto. No, stai via. Quello è un problema. No, no, Nei, per favore, aiuto. Dovremmo avere quasi finito. Ottimo. Penso sia oro. Argento, perché è stato colpito Soki una volta, ma dai. Mi hanno colpito. Ma dai, sono belli i critici col fucile. Dov'è? Stai fermo. Facciamo così. In realtà tutta la missione posso farla così. Mi metto qui, spammo questo attacco di culo. E non è vero, niente, mi colpiscono. Scherzavo, non lo posso fare. Non so quanto voglio provarci ancora, però penso un paio di tentativi ancora li faremo. Vabbè, questo qui, nessun problema. Non so dove mettere Soki per non farlo attaccare dalla gente. Non penso ci sia un modo. Mi potrei anche assorbirle io le anime e non farlo fare a lui. Però ogni tanto schiva. Ogni tanto si ricorda che può avere una vita anche lui. Ok. È stato colpito, no? Stava schivando. Questi qui sono i più antipatici di tutti. No! L'hanno preso. Sono abbastanza sicuro. Nel dubbio tutto quanto è molesto. Ovviamente non poteva mancare il telefono. Altrimenti non è una vera live o un vero video di Gino.
Ci sono tradizioni che vanno rispettate per forza. Maledetto. No, non posso farlo con Soul Kick Absorb. Devo fare tutto io. Che Soul Kick si fa colpire. Finito. Argento sicuro. Eh sì. Facciamo tutto quanto con Soki. Al massimo userò Oatsu per sparare le pallette a quelle rosse. Tanto assorbirle è l'unica cosa che devo fare, non mi dà bonus. Ottimo. Che altro abbiamo? Va bene. Ok, ora posso prendere Oatsu. Va bene. Spara tutte le pallette rosse. Ecco, l'ho fatto. Solo per te. Tu muori. Voi vi uccido così perché siete antipatici. Ma quando vediamo il gacha sappiamo che abbiamo quasi finito. Dai, forza. Va bene, se non vuoi attaccare faccio io. Ah, eccolo. No, non attaccare. Quello poteva colpire Oatsu. Oro, sicuro. Ok. Easy. Bella questa. Artiglio del lupo. A posto. Prendiamoci sto forziere e possiamo andare avanti. Anche questa non è male. Abakiri. C'è una lettera sbagliata. Per fortuna non è Arakiri. Altrimenti non sarebbe molto utile. Sì, certo. Ottenere oro nelle sfide ti dà una ricompensa migliore. Molto spesso un'arma. Per chi è completista e vuole tutte quante le armi come me, ottenere oro è importante. Anche se ottenere tutte quante le armi non è proprio facilissimo, perché bisogna fare combinazioni, bisogna fare un sacco di prova del valore. Questi sono antipatici, ma davvero antipatici. Bisogna allontanarsi per forza, loro ti vengono ad attaccare. Troppo presto. Posso alzarmi? E poi schivano. Schivano e basta. Tiè, alla faccia tua. Lì c'è un tizio che vuole questo. Visto che Soki può assorbire. Ok, quello si farà ammazzare dalla palla infuocata. Nessun problema. Ah, se le faccio tutte con oro. Sai che non lo so. Penso di no. Qui mi sa che mi dà degli antidoti. O cosa del genere. Gioielloni. Allora voglio prendere anche quello che sta dall'altro lato. Aspettiamo. Guarda quanta vita ha ancora. Qui non c'è nulla. Gioiello del potere. Ce la faccio? Non ce la faccio. Ce la faccio, ok. Che abbiamo? Altre palle di fuoco. Ancora questo. Soki per favore, a veloce. Critico bello, critico bello. Per favore. Ce la posso farcela? No, allora, no, se l'è preso Soki. Ancora questo. Che palle. Aia, ho fatto malissimo. Sì, infatti, a parte questo modo, che comunque è pericoloso. No, se l'è fatta prendere Soki, maledizione. Questo modo è fastidioso di ucciderli, però almeno funziona. Se ci vuoi combattere normalmente e loro spammano schivate e basta,
Ciao, a ucciderli proprio. Antidoti. Mi ricordavo bene gli antidoti, perché in quest'area il boss spamma veleno che non c'è male. Ancora antidoto. Quell'attacco non puoi fargli il parry normale, quello con la parata. Devi per forza fare questo qui con l'attacco, perché quello ti rompe la guardia. Il tempismo è stretto, però lo si può fare. Antidoto. Qui non c'è nulla. A sto giro non voglio farlo con Ohatsu il boss. Preferirei Tenkai, perché mi ricordo com'è la seconda fase della battaglia. Che cosa c'è qui dentro? Voglio fare un critico bello, così Ohatsu recupera vita. Ottimo. Ste palle di fuoco si possono anche distruggere, ma ci vuole un sacco e non ne vale la pena. E nel regno oscuro si fa la stessa cosa. Ci metti un po', però devi fare la stessa cosa. Ti allontani, aspetti che attacca, e poi gli fai il critico così. Ti parte la catena, e poi è tutto quanto bello da lì in poi. No, no, no. Tu non mi colpisci, bello. Dai qui. Diario di Louis Froese. Ok. E lì non c'è nulla. Quindi possiamo andare avanti. E poi la solita roba. Vabbè, voi siete stupidi. Molto stupidi, attaccate i muri. Anche io sono contrario ai muri, ma non è che li attacco a caso. Bella anche questa. Shishio. La spada di Renzi. Il mio gioco sta andando bene, quindi forse da live, se vedi che calano gli FPS. Questi nemici non possono essere uccisi se non con questa. Ma il critico gli aveva fatto troppo danno. Dov'è finito? L'ho ucciso? Forse. A volte sembra che scende sotto i 20 FPS. Strano. Stiamo andando a 60. Fammi controllare il suo OBS se sta cambiando qualcosa. Intanto mi prendo Tenkai. Abbiamo perso qualche frame, lo 0,9%. Non so quando è successo, ma è successo. Non abbiamo niente di meglio qui. L'armatura è a posto. Direi che ci siamo. What? Where is the Dark Stone? Ah, precious experiments. Welcome. Louis Froese. Rosencrantz! Too noisy! Keep silent, humans! The time has come! The star is arriving, and our plans are almost complete! Then, Oni, your time will come true! Wonderful! The power is overflowing! You're both here. Claudius, where's the Dark Stone? Oh, that. Just great. How are we going to get up there? You have had a long journey, Oni. But it ends now! E ci risiamo, di nuovo contro Mitsunari. Stavolta cambia un po' l'arena. Comunque sì, me la riguarderò poi la live per vedere che cosa cambia. Io comunque in questo momento sto registrando con OBS, quindi nel video che verrà poi sarà come l'ho giocato io, sarà tutto quanto bellissimo. Sicuramente so che gli fa più male di quanto non gliene facessi con Ohatsu. Però Tenkai può fare... Ah, mannaggia.
Mi ha messo solo chi contro, mi sa. Aiuto. Facciamo una cosa interessante, intelligente e bella. Giusto per precauzione. Perché non si sa mai. Va bene. Claudius. Cosa intendi per Claudius? Claudius ancora non si è visto. Sì, io voglio anche giocare però, scusami. Per fortuna ho fatto sta cosa. Quando ti stanno per terra è proprio divertente. Che sta facendo? Sochi ancora contro me ce l'ha. Ah, adesso... Ok, Sochi è libero. Non ha molta vita. Questo fa veleno in giro. Non posso pararlo. Usiamo l'antidoto. Tanto ne ho un sacco. E anche una di queste. Per sicurezza. Però non fare così, eh. Gioca con me. Bravo. Posso fare critico a Mitsunari? A saperlo. Adesso mi dovrebbe controllare Sochi, mi sa. Che rottura. Usiamo un curativo anche con Tenkai. L'hanno chiamato così nella cutscene, sì. Capirai perché. Si chiama Mitsunari lui, il personaggio. Claudius è il Genma che lo sta controllando. Cazzo, meno male che mi sono curato. Senti. Con calma. Usiamo un sacco di queste, tanto me le tirano appresso. No, fammi alzare, fammi alzare! Porca di quella troia! Lo so, per questo ho messo Tenkai. Perché so che devo fare quell'attacco poi. Che rottura Sochi che non mi fa alzare. Fammo così. Così non mi interessa se mi colpisce. Vuoi giocare sporco? Ti chiamo sporco. Ora mi alzo quando voglio io. No, no, che give up. No. Mitsunari, devi morire. Dove sei? Mitsunari, please. Senti. Io intanto faccio questo. Non lo riesco a raggiungere da qui. Ok. Your power has grown considerably, but it is still nothing. The dark essence ebbing beneath this stone knows no bounds. As long as the dark stone stands, so do I. Agile come un furetto, un uomo di 3 metri e 40. Do you really think you will get away with that again? Darmo! Roberto! You see now the power of the Genma. The Westerner cannot even move, let alone destroy the Dark Stone. With the stone still intact, I am invincible. What now, brave Oni? Sakon, what are you doing here? Foul spirit! Leave my master's body!
Questo è Claudius. Sakon, fall back! Hurry, Roberto! You have to deal with me! E ora vedete il motivo per cui ho scelto Tenkai per questa battaglia. All'inizio non è stato utile, ma adesso sì. Questo boss, non so se avete presente The Binding of Isaac, ma è praticamente Scolex. È un enorme vermone il cui punto debole è la coda. La punta della coda, dove c'è quella gemma in fondo. E quel punto è difficilissimo da colpire se voi non avete un'arma che colpisce costantemente. Come fare a colpire costantemente con Tenkai, che fa questa roba? Con questo è praticamente impossibile non colpirlo quando fa quella cosa. Intanto assorbiamo. Tra un po' comincerò a fare l'attacco che mi serve. Questo devo schivarlo meglio però. Quando fa quello mi sposto. E ho sbagliato a attaccare così. Devo stare appena fuori range. Mannaggia, non l'ho preso. Esatto. Una delle copertine di Nio era questo boss, perché assomiglia molto al vermone. Anche Konohatsu non è male. Però se riesco a fare bene starò. Maledizione. Quando lo fa dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso, è molto più facile. Ecco qua. Soki, aiutami. Grazie Soki. Grazie mille. Ok. Ma io posso puntarlo? No, che non posso. Ah, e poi questo. Peccato. Che bello che quando dico a Soki di attaccare lui mi guarda e non fa nulla. È comunque uno scontro molto noioso. Il Konohatsu in effetti è buona questa fase, perché qui lo si può colpire col fucile anche da lontano. Ok. È qualcosa. È comunque una roba abbastanza lenta. Questo combattimento qui non è molto interessante, però è lento. Aiuto. Quantomeno il rosario della salute. Se le cose si mettono male, sto recuperando vita. Male che vada, cambio con Soki. Comincio a giocare con lui di nuovo. Fai una cosa. Assorbi. Tanto lui se la prende con me. Maledizione, ho sbagliato l'attacco. No, ero... Soki, cioè Tenkai recupera, da bravo. Ma mettetevi comodi. È quasi impossibile con Soki beccarlo sulla punta. Nope. Pensa che c'è, anzi sicuramente lo sai, che c'è il rosario che fa ripotenziare tutte quante le statistiche. Le statistiche, i valori di quello che ti cura la vita, la magia e i puntioni. Sì, esatto, pensate al povero Roberto che deve spammare pugni contro la pietra per 90 minuti. Dov'è il boss? Intanto Tenkai è di nuovo quasi... a posto. So chi ha tutta la vita. Va tutto bene. Beh, lui crea schifezze, non ci interessa. Sì, devo fare l'affondo, perché quello è un multi-hit. Punto che non sempre ho il tempo di farlo. Sta andando? Non lo vedo più. No, eccolo lì. Ancora schifo. Non mi ricordo come si chiama il rosario, quello che dava tutte e tre le cose però. Rosario... boh. Rosario boh. Sarà Rosario Fiorello.
fa? Si muove? Anche perché in questo momento non posso puntarlo, no? Quindi è difficile fare l'affondo e beccarlo anche. Magari così? Perfetto. Almeno gli faccio un sacco di danno poi con l'affondone. No, mancato. Non male questa strategia, però devo colpirlo. Quasi. Sì, nei riami oscuri. È la ricompensa, penso, per il piano 80 di... forse Soki. O l'80 o il 90. Ottimo. No, 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 stai qui. Andata. Neanche troppo ci abbiamo messo. Claudius, you have failed! Only 7 more days until the star arrives. You have achieved but a small victory by destroying the stone. But how will you reach Kyoto to fight Hideyoshi? It would seem to me that you have failed. Dark stones are no more. Hideyoshi's unlimited power supply is cut off at the source. We only have 7 more days until the star descends. We have to return to Kyoto and stop Hideyoshi before that happens. But how are we supposed to get there from here so quickly? It's not possible. There has got to be a way. There is a way. Go to Nagoya Castle in Hizen. Nagoya Castle? The launching point for the invasion of the mainland. Exactly. Hideyoshi kept a transportation device in the keep. If you use it, you can travel instantly to Kyoto. If we hurry, it is only 4 days to Nagoya Castle from here. All hope is not lost. Huh. It might as well be. How will you assault Nagoya Castle with just 5 people? Salviamo. Non ho mai fatto i riami oscuri una seconda volta. Non ci avevo mai neanche pensato che potessero cambiare le robe. Una volta che l'hai fatto una volta ne hai abbastanza per tutta la vita se sei una persona normale. Nagoya Castle served as the final staging point for the invasion of the mainland. It's designed to be an impregnable fortress. Final staging point. I've been here once before. When they sent me to fight in that hell over there. That hell is still going on. And it'll keep going on until Hideyoshi is stopped. Not only Japan, but every human being living on this planet will feel the wrath of the Genma and the tragedy that has fallen on the mainland. Once Hideyoshi is gone, there will be no need for soldiers to go over and fight. Then let's make our way inside. We will use the staging point for the war to end it. We will prevent the descent of the light and wipe the Genma from this world. This world has already seen enough tragedy. Let's head to Kyoto and end it. Hideyoshi, your time is almost over. Va bene. Direi che per oggi è abbastanza. Io adesso qui salvo. Prima della prossima live mi farò il reame oscuro fino al piano 50 anche con Tenkai, così sarà al passo con gli altri personaggi. Penso nient'altro, forse vediamo se ci sono cose da fare. Ritornando, c'è una prova del valore che non ho fatto qui. Qui invece sì, le ho fatte tutte. Quindi non dovrei tornarci qui, sono abbastanza sicuro di aver fatto tutto. Se non mi sono perso qualche forziere in giro. E qui tornerò per i fatti miei e farò il reame oscuro con... il signor Tenkai
Che probabilmente quando l'avrà fatto sarà il personaggio più forte che avrò, perché farà un sacco di esperienza, credo. No, non lo farò due volte il Reame Oscuro, non se ne parla. Una volta, anzi forse non lo farò neanche completo fino alla fine della serie. Non avrò il tempo, perché voglio chiuderla prima che finisca che arrivi il DLC Dark Souls 3. Quindi io mi farò una volta il Reame Oscuro con Tenkai fino al livello 50. E poi lunedì faremo la prossima live con il finale del gioco, le ultime due missioni. Così riuscirò a pubblicarlo martedì, e all'ultima, che è la penultima missione. E poi da mercoledì posso pubblicare i video di Dark Souls 3 ed essere felice con la mia vita. E toccherò questo gioco poi per i fatti miei più avanti. Vediamo le armi che mi hanno droppato per questa. 72 e 64. Questa non ha nessuna magia. 1000 HP. Potere d'attacco normale. Questa invece per la magia. Aspetta, la migliora del 50%. Però la nostra è sicuramente più forte, quindi niente, Nisba, va bene così. Più anime blu, la monumento. Ugh. Mancano due missioni, solo due. Mettiamo sti punti e poi abbiamo finito. Potenzio il critico, sì. Anche a lei. Facciamo a tutti quanti il critico. Soprattutto Tenkai, che non ha questo per sé. Che comunque non mi serve, ma lo volevo. Lui invece no. Lui gli attacchi infiniti. L'ultima missione sì. L'ultima è molto lunga rispetto alle altre. La penultima invece no. È normale. Ma l'ultima è una specie di boss rush. Due per Oatsu. E basta, abbiamo finito. Sono pronto. Vi saluto definitivamente. Ci vediamo alla prossima. Statemi bene. Ciao ciao.